Salve, benvenuti sul mio canale. Io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre avvisati quando andrò a pubblicare un video nuovo. Oggi vi presento, mediante l'uso di questo programma GIMP 2.8, che è un software totalmente gratuito, come realizzare l'estrapolazione dei dettagli da un volto, da una fotografia, per realizzare il nostro lavoro sul legno. Prima di procedere, voglio salutare Natalia, una ragazza che si sta impegnando nell'imparare a fare le fotografie professionali e vorrebbe utilizzare anche un programmino. Ovviamente Photoshop sarebbe l'ideale, però in alternativa GIMP fa a caso suo. Quindi andiamo ad aprire l'immagine. Ovviamente il link di questo software ve lo metto in descrizione, così potete andarlo a scaricare gratuitamente. Apri. Ecco qua, riprendiamo l'immagine che ho utilizzato anche nei due video precedenti per fare questa cosa. Quindi andiamo in colori e desaturazione, trasformiamo la nostra immagine in bianco e nero. L'impostazione che ho utilizzato io è questa media. Ovviamente non c'è una regola fissa, potete scegliere voi in base al risultato finale. Nel mio caso ho utilizzato questa funzione media. Ok, adesso procediamo con filtri artistici, fotocopia. Una caratteristica negativa di questa versione, di questo software, è il fatto che la miniatura non la posso ingrandire, con Photoshop lo posso fare, qui no. Quindi cliccando qua, spostiamoci tenendo premuto il tasto sinistro su una parte dell'immagine per avere un'idea su come lavorare. In pratica dobbiamo muovere il raggio di mascheratura finché qua non abbiamo una linea, abbiamo un dettaglio abbastanza marcato. Ecco qua. Allora, 25 sembra che vada bene. Questa è la nitidezza, vediamo. Mettiamola a 1 oppure abbassiamo. No, ecco. Portiamola al 0,6. Qui nero e bianco gli rimane questo valore qua, però se preferite potete anche modificarlo. Però nei lavori che ho fatto in precedenza sono andato solo a lavorare su questi due parametri. Ok, ecco qua. Se vedete, bene o male abbiamo lo stesso effetto come si è ottenuto con Photoshop, anche se ci sono particolari molto rilevanti che in Photoshop non abbiamo, fastidiosi, poi particolari fastidiosi. Quindi andiamo adesso a lavorare sui livelli dell'immagine, colore, livelli, e modifichiamo questi parametri per fare in modo di eliminare un po' le parti scure che non ci interessano. Ok, così va bene, dovrebbe andare. Ok, poi con l'uso della gomma, qui 200, mettiamo valore 100, 100, ok, e andiamo a eliminare, usiamo il pennello duro, ok, e andiamo a eliminare la parte che non ci serve. Io qua, come nella foto precedente, andrò a cancellare comunque il fiore che non mi piace. Ecco qui. Qui si può andare anche spedito, tanto comunque sul legno molti dettagli non li vedremo. Ecco fatto. Ecco fatto, lavoro ultimato. A questo punto vi chiedo di rimanere alla fine del video un like e di condividere il video. In questo modo mi aiutate anche a far crescere questo canale. Buon lavoro a tutti e buona giornata.